Giorno di grande festa per la città di Lecce. La statua di Sant'Oronzo, primo vescovo e patrono della città, è tornata a svettare e a proteggere i leccesi dall'alto della sua storica collocazione, al centro dell'omonima piazza. Dopo 5 lunghi anni, quando a gennaio 2019 era stato necessario affidare al restauro la settecentesca statua, oggi sostituita da una fedele copia realizzata dalla fonderia Nolana del Giudice. 3 giorni di preparazione hanno preceduto l'atteso momento della cerimonia, iniziata con l'arrivo in piazza dell'imponente simulacro l'11 aprile scorso, accolto dal sindaco Carlo Salvemini e dall'arcivescovo Michele Seccia, e proseguito il 13 aprile con la processione dei presbiteri da Piazza Duomo, dove si è tenuta la preghiera di affidamento a Sant'Oronzo da parte dell'arcivescovo Michele Seccia, per poi giungere dinanzi al Palazzo del Seggio, il cosiddetto sedile, dove, alla presenza dei cittadini e delle autorità, il primo cittadino ha tenuto il suo discorso di ringraziamento e di inaugurazione. I tanti volti emozionati che da questa mattina gremiscono Piazza Sant'Oronzo sta a significare come fosse veramente sentito e atteso il ritorno della statua, della piazza a lui dedicata. Tornerà a vegliare su di noi e noi siamo lieti di essere stati protagonisti di un percorso non semplice, scandito da complicazioni, lungaggini, inciampi, imprevisti, che ci ha consentito comunque in questi 5 anni di poter recuperare la colonna che anch'essa aveva necessità di essere manutenuta e curata, di aver ristrutturato, recuperato l'originale che oggi momentaneamente è custodito nel salone d'ingresso di Palazzo di Città, e di realizzare la copia che oggi collocheremo nel suo naturale posto. È una giornata di festa, ce la godiamo tutti, adesso vivremo anche l'emozione di questo rito di trasferimento, che riflettevo poco fa parlandone con Sua Eccellenza. Abbiamo il privilegio non solo di vivere, ma di poter testimoniare attraverso documentazioni fotografiche, video, che i nostri predecessori non hanno potuto fare, e questo resterà comunque nella storia della città. Ne siamo consapevoli, anche inconsapevoli, siamo piccoli frammenti di un cosmo, di una storia secolare, però di quello che sta accadendo oggi a Lecce i posteri potranno averne memorie. A seguire il messaggio dell'arcivescovo Seccia, che ha voluto sottolineare il profondo legame tra la città e il suo patrono, e come la nuova statua non sia da considerarsi un portafortuna scaramantico, ma come l'immagine del santo protettore a cui appartengono le nostre radici cristiane e che dall'alto protegge come intercessore e veglia sui suoi cittadini, specie quelli che si trovano in un particolare momento di difficoltà. Una grande gioia per tutta la comunità, e lo vediamo oggi in piazza come l'abbiamo vista ieri, quando l'altro ieri, quando è arrivata dalla fonderia che l'ha preparata. E poi questa collocazione tanto ambita, ma così anche significativa, speriamo che sia veramente il segno autentico della fede del popolo e della protezione del cielo, dei santi, attraverso l'intercessione di Sant'Oronzo. Cioè, i santi non sono un trofeo, sono un segno di vita vissuta e da testimoniare. E questo è l'augurio che faccio per tutta la comunità e anche per me come suo successore. Monsignor Seccia ha poi benedetto il simulacro e al termine della cerimonia sono iniziati i lavori per issare e fissare la copia della statua, adornata per la speciale occasione anche con una sciarpa giallorossa.
nella piazza Gremita, ad attendere con gioia e commozione una grande folla di cittadini e turisti che si sono riversati ai piedi della grande colonna romana, storico trono del santo, con il fiato sospeso e il naso all'insù, emozionati e pronti ad assistere al momento dell'innalzamento al ritmo della musica della banda Città di Lecce. Un momento che è senz'altro destinato a rimanere nella storia della città e di tutta la diocesi. Così Piazza Santoronzo ritorna al suo completo splendore artistico, ritrovando la sua immagine simbolo e rinnovando l'affidamento della città al suo primo vescovo e martire. Si è conclusa domenica scorsa la visita pastorale nella comunità parrocchiale Maria Regina in Squinzano. È stato un momento di comunione e di festa, l'incontro tra il pastore della chiesa di Lecce e i fedeli, in un clima di preghiera e attività pastorali. Nel giorno dell'accoglienza, il parroco Don Vanni Bisconti ha rivolto un saluto particolare a Sua Eccellenza, a nome di tutta la comunità e i collaboratori più stretti nella vita della chiesa. Il vescovo è stato appena invitato a fare una partita di biliardino e si è prestato molto volentieri, con grande prontezza. Questa è la bellezza della visita del vescovo nelle comunità, no? Ecco, noi ci siamo preparati con tanti momenti, sinceramente, per tutta la Quaresima abbiamo pregato per lui e per noi. La preghiera ci ha accompagnato in tutto questo tempo. E abbiamo riflettuto nei vari gruppi, abbiamo elaborato anche delle idee, abbiamo analizzato insieme la situazione e soprattutto ci siamo offerti alla sua osservazione. Ieri nel saluto iniziale ho detto: Eccellenza, ci osservi per come siamo e ci dia degli stimoli per capire come è bello il cristianesimo, come è bello essere amici di Gesù, questo Gesù che per tanto tempo è stato identificato come il portatore di vieti e invece è il portatore di vita, della vita vera. Nei primi due giorni ha visitato le strutture sanitarie e di accoglienza, gli esercizi commerciali, gli anziani e gli ammalati. Particolarmente toccante è stato l'incontro con le persone diversamente abili che frequentano il centro Solinò insieme agli operatori del progetto e con i bimbi dell'asilo nido e le loro educatrici. Ha visitato poi le attività commerciali, benedetto le famiglie e incontrato tanti ammalati nelle rispettive abitazioni e quelli che sono ospitati nella casa di riposo Villa Iris. L'assemblea parrocchiale, la visita alla chiesetta Madonna di Lourdes con l'inaugurazione dei campetti, l'incontro festa con i ragazzi della Catechesi e dell'Azione Cattolica hanno permesso al Vescovo di entrare nel vivo della realtà parrocchiale. La gioia di stare insieme, il fare comunità, il sentirsi accolti gli uni con gli altri, il ritrovarci non solo per pregare ma anche per giocare, non solo per giocare ma anche per lodare il Signore. Ed è quello che abbiamo fatto anche poco fa in chiesa, quando i bambini hanno presentato un po' le loro domande con tanti biglietti, tante cose. E questo significa vivacizzare anche, diciamo, una comunità e educare i più piccoli, gli adolescenti, a sentirsi gruppo, famiglia in parrocchia. Perché l'oratorio ha questa finalità e ha questo valore aggiunto, che non è andiamo al catechismo e me ne vado, no, c'è la possibilità, la sera ci fermiamo mezz'ora di più, ecco perché ci devono essere anche degli educatori, cioè giovani più maturi, non come dell'età dei bambini, ma almeno il doppio, il triplo dell'età, che li possano vigilare, controllare, educare, ma gioire e giocare insieme con loro. Ti accogliamo nel cuore, era scritto sullo striscione di benvenuto e sulla torta di saluto, in risposta ad una sua precisa richiesta espressa nella bolla di indizione della visita pastorale: accoglietemi nel vostro cuore. A conclusione della visita,
l'arcivescovo ha voluto esprimere il suo compiacimento e ha detto il suo grazie per l'accoglienza e la partecipazione, lo stesso ringraziamento che il parroco ha rivolto al pastore per questo tempo di grazia che ha voluto donare alla comunità parrocchiale.